Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come aprire Google Chrome quando non si avvia. Come prima cosa dobbiamo verificare se il browser non si è impallato e per fare questo dobbiamo cessare tutte le attività e poi riaprire Google Chrome. Ma per cessare le attività clicchiamo sul pulsante qui con il logo a forma di Windows 11 Start e nel barra di digitazione digitiamo gestione attività. Ora non si vede perché c'è una combinazione di colore bruttissima, ma sarebbe gestione attività. Lo scriviamo anche senza accento sulla A e ce lo trova questo qui con il simbolino che può sembrare ad alcuni una catena montuosa. Clicchiamo con il tasto destro del mouse su questo simbolino e poi facciamo esegui come amministratore. Si aprirà il pop-up, il pannello della gestione attività e scorriamo in basso tenendo selezionato processi fino a trovare Google Chrome che dovrebbe attestarsi alla lettera CA. Eccolo qui. Una volta individuato Google Chrome, clicchiamo con il tasto destro del mouse e poi su Termina attività. Come vedrete, sparirà anche l'icona di Google Chrome qui attivata. Sparirà il simboletto sotto che vuol dire che Google Chrome è attivo nel mio caso, ma nel vostro caso è completamente bloccato e non parte, forse perché avete già delle attività di Google Chrome attive. Voi procedete in questo modo, termina attività, vedete che piano piano si è scomparso. Una volta scomparso, andate a ricliccare due volte con il tasto sinistro sull'icona di Chrome o qui nella barra o sul desktop e si dovrebbe aprire. Se questo non dovesse bastare, recatevi sul desktop, oppure cliccate qui su Start e digitate Chrome. Una volta individuato Chrome, cliccate con il tasto destro del mouse e scegliete Apri percorso file. Una volta qui individuate di nuovo l'icona di Google Chrome, sarebbe il collegamento, ci cliccate sopra e vi dirigete nuovamente in Apri percorso file. Qui nella cartella propria di Google Chrome, vi recate su Chrome, cliccate con il tasto destro e fate rinomina, che è questa iconcina qui. Potete aggiungere semplicemente un numero, io inserisco il 3 e date invio. Dopo aver fatto questa operazione, vi recate sul desktop e provate a riaprire Chrome, oppure qui nella barra degli strumenti, cliccate sull'icona di Chrome e provate a riaprirlo. E se non si apre neanche questa volta, bisogna passare alla disinstallazione. Disinstallazione e poi reinstallazione, ovviamente. Per disinstallare Google Chrome, cerchiamo sempre su Start, Impostazioni, App, Applicazioni, App installate. Da qui individuate Chrome, potete digitarlo direttamente qui sopra. Non è Chrome, ma è Chrome. Eccolo qui. Cliccate sui tre puntini e poi su Disinstalla. Non vi rimane poi che scaricare Google Chrome tramite un altro browser, che può essere Edge, e reinstallarlo. E se neanche questo metodo funziona, eseguite la procedura che risolve tutti i problemi, ovvero riavviare il computer, oppure spegnere il computer, staccare la spina, aspettare qualche secondo, pigiare il pulsante di accensione senza la spina attaccata, riattaccate la spina, riaccendete il computer e forse avete risolto il vostro problema. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere come risolvere il problema di Chrome che non si avvia. Spero di esservi stato di aiuto. Se sì, iscrivetevi, lasciate un commentino o un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!